In linea calcio che sarebbe stata una continua vigilia, lo è di fatto perché domani il Napoli potrebbe laurearsi campione d'Italia, non dovesse vincere, scusatemi un attimo perché ho dimenticato di togliere la suoneria al telefono, anche questo è diretta. Allora, domani sera il Napoli potrebbe laurearsi campione d'Italia, non dovesse alla Lazio riuscire l'impresa di superare il Sassuolo e quindi noi ci saremo, vi do subito l'appuntamento, domani un'edizione speciale di Punto Centrale con Toni Iavarone e gli ospiti del suo studio, ai quali poi non mancheranno le nostre informazioni, quelle della redazione sportiva a proposito dell'andamento del match tra la squadra di Maurizio Sarri e i neroverdi emiliani. E quindi lunga diretta anche domani. Oggi intanto le notizie che sono arrivate dal vertice in prefettura, di cui alla sua maniera, come sempre, merita lo scritto e lo ripeto un grandissimo applauso. Aurelio De Laurentiis è stato protagonista perché il presidente del Napoli, che è prossimo a celebrare la conquista del suo primo scudetto da presidente, non perde occasione per ricordare, per ribadire che fossero state le regole uguali per tutti, fossero state le armi a disposizione di tutti uguali, il Napoli probabilmente già in passato avrebbe centrato questo storico risultato. Chiari riferimenti al 2018, ma anche alla stagione successiva, la prima della gestione Ancelotti, della gestione tecnica Ancelotti, per quello che è emerso, insomma, dal mega fascicolo da quasi 20.000 pagine che è in possesso della Procura della Repubblica di Torino, che avrà conseguenze, diciamolo ancora, per quanto molti nostri colleghi facciano fatica a riconoscerlo innanzitutto a loro stessi, avranno conseguenze sulla classifica, perché insomma, se il Napoli sta per vincere lo scudetto ed è certa della qualificazione in Champions League, ci sono altre poltrone da assegnare e una di queste al momento è occupata dalla Juventus, ma molti stravolgimenti potrebbero esserci da qui alla fine del campionato. Io direi di andare ad ascoltare le parole del presidente De Laurentiis nel summit che c'è stato in prefettura questa mattina, perché da quello, insomma, sono state tirate un po' le somme e anche le regole, le norme per seguire quello che accadrà già domani sera allo stadio Maradona che sarà aperto ai tifosi. C'è già una fila lunghissima di persone che non sono riuscite ad acquistare nei tempi rapidi, più giusti, il tagliando da 5 euro per un incasso che sarà devoluto in beneficenza. Ci sarà accesso libero al Maradona con maxi schermi installati per seguire tutto quanto accadrà in Lazio-Sassuolo, perché ripeto, non dovesse la squadra di Sarri battere i neroverdi, il Napoli sarebbe campione d'Italia. Anche questo, in questo convulso finale di stagione. Il servizio e poi ripartiamo con il collegamento con Italia Mele, naturalmente con la vostra voce, perché questa è la priorità di Linea Calcio, allo 081 014 42 63 chiamate. In realtà mi risulta che il telefono sia già impegnato, perché vogliamo parlare insieme a voi di quello che sta per succedere, una pagina storica del Napoli Calcio e della nostra città. Andiamo a seguire il servizio. Torna la Maxi Isola pedonale e non solo. 8 schermi saranno installati allo stadio per consentire ai tifosi di assistere a Udinese Napoli. Torna ad essere questione di ordine pubblico lo scudetto degli azzurri. Al termine del Comitato per la Sicurezza, questa mattina, nella sede della prefettura, è stato comunicato infatti dal prefetto Claudio Palomba che sarà replicato dalle 21 di mercoledì 3 maggio, in previsione di un possibile risultato negativo della Lazio, il dispositivo traffico attuato già domenica in occasione dei mancati festeggiamenti causati dal pareggio interno con la Salernitana. Lo stesso dispositivo entrerebbe in vigore anche per l'Udinese-Napoli di giovedì. 5 euro che andranno in beneficenza per poter vedere la partita di giovedì allo stadio Maradona. Risultati a parte, unica incognita al momento riguarda il rientro della squadra, che potrebbe essere la mattina di venerdì o alle 15 del pomeriggio, ma dal Comitato per la Sicurezza, a cui ha preso parte anche Aurelio De Laurentiis, hanno fatto intendere di non voler rischiare quanto accaduto dopo Napoli-Juve, quando l'area dell'aeroporto è stata circondata da 15.000 tifosi alle 3 del mattino che aspettavano la squadra. Lo stesso De Laurentiis ha lasciato dei dubbi nel dare
indicazioni di orario sul rientro e a sentire il sindaco c'è piena sintonia su questo aspetto. Il venerdì, se la squadra arriva, la squadra andrà direttamente poi a Castel Volturno, quindi noi pensiamo che non debba interagire con la città, anche perché noi abbiamo un problema. Venerdì è una giornata diciamo, in cui l'aeroporto deve funzionare, normalmente ci stanno dai 40 ai 50 mila viaggiatori, quindi noi, non possiamo, noi dobbiamo festeggiare con saggezza. Durante la conferenza stampa spazio anche alle domande sull'importante risultato della squadra e sugli scudetti sfumati della gestione De Laurentiis, e qui il presidente l'ha toccata piano nei confronti degli avversari. L'irregolarità costante ci ha penalizzato, ma noi credo che qualche volta siamo arrivati secondi e saremmo potuti arrivare primi, se, if. Quindi io mi sento di averne vinti altri di scudetti, poi soprattutto mi sento di aver vinto lo scudetto dell'onestà. Due passaggi nelle parole del sindaco Manfredi: la necessità di festeggiare con saggezza e, devo dire, avendo vissuto sia per strada, poi immediatamente dopo la partita, quello che era stato organizzato a margine della partita non vinta, del derby non vinto con la Salernitana, tutto era filato nel migliore dei modi. Festeggiare con saggezza è la priorità. L'altro passaggio, ripeto ancora una volta, sacrosanto, giusto ripeterlo fino alla nausea, fino alla noia, di De Laurentiis, che fa riferimento alle irregolarità costanti che hanno caratterizzato tanti campionati precedenti, quelli che il Napoli avrebbe potuto vincere. Questo nel passato, il presente invece racconta di un modello esemplare dal punto di vista della programmazione, della gestione, di come si può fare calcio anche in Italia per stravolgere le gerarchie consolidate. Buonasera e bentrovata alla nostra Italia. Ciao Ita. Ciao Silver, buonasera. Allora preparati, preparati, perché sì, come sì, raccontavamo ieri, già domani sarà, no, oggi è vigilia di un possibile scudetto che potrebbe arrivare già domani sera. Oggi è vigilia, sì, una vigilia prolungata, insomma un Natale infinito, anche qui c'era un altro film che non era Il giorno della marmotta, che raccontava di questo desiderio di questa persona di vivere sempre il giorno di Natale, e noi lo stiamo in realtà poi trasportando nella realtà. Mi vorrei soffermare però su due passaggi importanti: il primo del sindaco Manfredi, quando sottolinea ancora una volta la necessità, ovviamente condivisa da tutti, di vivere con saggezza questa festa. Io però mi sento di aggiungere che anche loro devono fare delle scelte che siano congrue al comportamento estremamente civile e ordinato che hanno avuto i napoletani, perché considerando la massa enorme di persone che poi non si è trattenuta tutta a festeggiare, qualcuno comunque è andato in centro, insomma, per fare un po' di baldoria, perché comunque nonostante tutto si era sempre più vicino allo scudetto, ma la maggior parte sono tornati a casa, non hanno avuto nessuna di queste persone la possibilità di usufruire dei mezzi pubblici assolutamente inadeguati, che poi ci sia uno scaricabarile sulle responsabilità delle Ferrovie dello Stato piuttosto che del trasporto comunale, questo a noi non deve interessare. Chi è deputato al compito di svolgere, appunto, da referente, da coordinatore, in questo caso del trasporto, trovasse una soluzione, che certamente non dobbiamo trovare noi. Noi dobbiamo denunciare gravissimi disagi che hanno avuto tutti quelli che si sono trovati a dover tornare a casa facendo veramente decine di chilometri, molti di loro, perché i mezzi pubblici che erano stati formalmente messi a disposizione dei cittadini, nella pratica non c'erano, e quindi questo è un bel problema. Chiedere alla gente di comportarsi bene, non usare le macchine, è fantastico. Bisogna aiutare le persone. L'alternativa. Poi per il resto bisognerebbe dire che cosa è successo quest'anno, caro Mr. President, if non c'è più. Forse perché il Napoli lo ha stravinto il campionato. Silve, è l'unica risposta. No, assolutamente. Allora, guarda, le irregolarità ci sono sempre. Le irregolarità, vabbè, quelle che ci sono state in passato, ragazzi, lo spartiacque è arrivato. Io oggi ho scritto una cosa che mi sentivo, che mi veniva. Bellissima, commovente e bella. Che mi veniva dal cuore, ma che accomuna anche te. Accomuna te, accomuna tanti di quei colleghi che hanno deciso, ed è un modo anche di intendere la vita, di non abbassare la testa né tantomeno la schiena dinanzi anche alle laute prebende, che sono sempre molto invitanti, e di raccontare le cose come stanno e come stavano. Il presidente De Laurentiis, e ho provveduto anche a girargli il messaggio al presidente, anche con un vocale, perché mi sento di dirgli:
presidente De Laurentiis, ricorderai, era stato etichettato come correo, come quello che sedeva allo stesso tavolo della spartizione coatta, dagli stessi della 16 sostanzialmente, quindi complice del sistema. De Laurentiis ci raccontava, e lo faceva neanche tanto tra i denti, lo diceva, l'ho detto pubblicamente, ma io lo so che ci hanno fregato, ma mai avrebbe indossato gli abiti del Don Chisciotte di turno, assolutamente. Lui ha seguito la strada della coerenza, dell'intelligenza, è uno che vede molto prima le cose. Ragazzi, perché non finisce nel mega faldone della Procura della Repubblica di Torino il Napoli? Perché il Napoli non esiste in nessuna intercettazione, in nessuna registrazione, in nessuna carta come contatto, ecco, diretto o indiretto con la Juventus. Cioè, è tutto molto chiaro, è una scelta proprio fatta di programmazione e di cammino che dissocia in maniera definitiva il Napoli da quel modo di fare calcio che è imploso. E De Laurentiis diceva: aspettiamo, perché prima o poi può darsi. Addirittura il 30 maggio scorso il passaggio era stato così netto e chiaro da far impallidire Spalletti, che però ti mostro così, cara Italia, guarda qui Antonio Aruta come lo ha dipinto, l'attesa del piacere, è il piacere stesso. L'ho visto ieri sera, è fantastico, ormai Antonio sta raggiungendo delle vette immense, è veramente diventato, insomma, un maestro in questo. Sexy Spalletti, questa secondo me gli piace al mister. Dobbiamo fargliele avere tutte quante. Sì. Sì, raccogliamole tutte, veramente, a parte gli scherzi. Andiamo al telefono, pronto? Forte Napoli. Caro Ernesto, ben trovato. Buonasera. Ciao. A te e ad Italia. Allora, due o tre cose velocissime. La prima, concordo con quella che ha detto Italia con i trasporti pubblici, io stavo al centro, la Cumana era non piena di più e i treni viaggiavano ogni 20-25 minuti. Due, speriamo che lo scudetto lo vinciamo giovedì. E tu mi direi perché, Ernesto? Perché giovedì è il giorno degli immortali, è il giorno degli invincibili. Grande. E quindi non c'è più data più bella di quella. Anche perché, scusami se ti interrompo, il Napoli vincendo lo scudetto in questo turno di campionato andrebbe ad eguagliare gli invincibili che solo il fato, il destino arrestò. Per me sarebbe una delle grandi Torino. Soddisfazioni. Sì, lo so. No, non per te. Sai che per me sono, anche se non li ho vissuti, sono un mito. Ho letto la loro storia e quindi spero che sia giovedì. Poi condanno vivamente l'aggressione a quel candidato consigliere a Pontecagnano. Una vergogna. Sì. Concordo con le parole di Salvatore ieri sera contro qualche tifoso salernitano che ha esagerato, che poi si vogliono eguagliare a noi. Ma noi non li pensiamo a questa gente. Se per loro un misero pareggio contro i campioni dell'Italia ha scatenato quell'odio, quella... È vergognoso, Silver. Non so come la pensi tu in Italia, però sinceramente io non ho mai sentito allo stadio i napoletani dire chi non sa te salernitano. Noi non li pensiamo proprio. Stop. Hanno avuto il momento di gloria, compreso il loro allenatore che ha detto che ci ha dominato. Io ho visto un'altra partita a casa di Miami. Comunque lascio spazio agli altri. Grazie. Sempre solo Forza Napoli e mi raccomando, attenti ai 38 che ti denigrano su Facebook. Ah, che bello, io lo sai, qualcuno mi dice, ma perché rilanci? Perché, come diceva mio papà, quando fai cavolate io ti devo esporre al pubblico ludibrio, solo così potrai imparare. Nel caso loro è molto difficile, però pazienza. Che devono capire? Noi ci proviamo. Ciao Ernesto. Grazie a tutti e due. Grazie a te, grazie. No, però voglio, ci tengo, perché ieri è stato troppo tranciante, secondo me, Salvatore Cagliazza. Io conosco molto bene, avendola frequentata, la città di Salerno, per lavoro naturalmente, e conosco la splendida tifoseria della Salernitana, in quella curva che pulsa di passione. E non generalizzerei mai, cara Italia, perché come in ogni piazza ci sono quelli che vanno oltre, che fanno cose che insomma io non festeggerei mai per la sciagura di un altro. E in questo caso sciagura, non è sciagura, è un mancato risultato sportivo, però c'è tanta gente che invece ragiona come si deve e che nutre anche la giusta passione calcistica, quindi mai generalizzare. Cosa ne pensi?
Penso che assolutamente l'errore più grande che possiamo fare noi, ma come esseri umani, insomma, a prescindere poi in qualsiasi tipo di contesto, è quello di generalizzare. Ed è un errore che però purtroppo facciamo quasi tutti e spesso, troppo spesso. Per quello che riguarda la Salernitana, la squadra, no, in quanto proprio ragazzi in campo, ma anche allenatore, al di là delle dichiarazioni, insomma, che può aver rilasciato, è solo d'applausi, perché comunque ha Esatto. fatto una partita che era l'unica che poteva fare e l'ha fatta benissimo, sono stati freddi, lucidi, non sono andati nel pallone perché non è neanche facile poi reggere la pressione del Napoli, che nella prima mezz'ora soprattutto è stata incessante. Hanno, adesso secondo me loro sanno come devono affrontare le partite e lo fanno con ordine ed equilibrio e sono stati bravissimi. Quello che poi infastidisce è la festa per aver, non per il punto conquistato, ma per aver impedito i festeggiamenti ad una città che dista 50 km. Che insomma, voglio dire, è così vicina al punto che poi quando loro vanno in giro per il mondo si presentano come napoletani, ma non è soltanto poi una cosa che fanno i salernitani, lo fanno in generale tutti i campani. Se tu gli chiedi a uno che incontri per strada a New York: ah, da dove vieni? Da Napoli. Ah, da Napoli, anche tu. Da dove precisamente? Caserta, Sì, è vero. Benevento. È un'abitudine, ma per carità non c'è niente di male. Allora bisogna fare pace con il cervello, però in questi casi. Allora, Perché vedi, in quel caso lì è un tratto distintivo che accomuna tutti. bravo, bravissimo. E allora a quel punto mi sembra un po' un harakiri, no? Poi fare tutto questo contro la gioia di una città che dista soltanto 50 km. Quindi va benissimo l'impresa che hanno fatto i ragazzi, bravi, complimenti, contenti per il punto preso, d'accordo con voi, contenti per aver rovinato la festa, anche no. Ah, anche no. Al telefono chi c'è? Pronto? Sì, sono Peppe da Casoria. Benvenuto Peppe, ciao. Ciao, un saluto anche a Italia. Due o tre cose pure io come il telespettatore prima. Quella curva che tu hai menzionato, quella dei Salernitani, Sì. è dove è uscito quel comunicato che i napoletani a Salerno non dovevano festeggiare. Sì. In quella curva là è uscito. Va bene, ma non so neanche come si chiama quella curva, lasciamo perdere. Io volevo dire una cosa ai salernitani: hanno fatto la loro partita ed è giusto che sia stato che facevano la loro partita, perché non è che dovevano venire qua a Napoli ad aprirsi per farci vincere, no, hanno giocato, è lo sport questo qua. Una volta pareggiato, però è assurdo quello che hanno fatto, è assurdo. Immagini che ci stanno a Salerno, nei bar, nei quartieri, il funerale con la bara del Napoli con dentro lo scudetto. Ora io una cosa voglio dire a questi signori salernitani, non li chiamo signori, non come gli altri li chiamano. Attenzione, cari ragazzi, voi non vi siete salvati. Le prossime cinque partite sono Fiorentina, Udinese, Roma, Atalanta e l'ultima la Cremonese. È vero che avete 7 punti, ma in due partite tra mercoledì e domenica il vantaggio potrebbe ridursi a un solo punto. E a quel punto là, se succede, non succede, ma se succede, noi festeggeremo un'altra volta noi. Allora il loro mondo è stato sempre la Serie C, è stato sempre la Serie C, qualche volta in Serie B. Quindi io dico, il vostro mondo è quello là, ritornerete là, ritornerete di nuovo, perché noi non abbiamo mai pensato, non c'è nulla che ci lega a voi. Avete festeggiato il pullman dei giocatori che è andato alla Righi, fuori alla terrazza della Righi, ma stiamo scherzando, ma scherziamo. Avete fatto un pareggio, avete preso un punto, potevate portarvelo a casa così, come niente, e invece no. Il sindaco, il presidente, signori cari, vi ripeto, Fiorentina, Atalanta, Roma, Udinese, e l'Udinese già vi ha purgato l'anno scorso con 4 punti in casa vostra, e l'ultima è la Cremonese. Non lo so se siete salvi o meno, Vabbè. Peppe, non lo so. vedremo. Intanto ti ringrazio e ti saluto. Ti ringrazio io a voi, a te e a Italia. Allora, due cose. La curva si chiama Curva Sud Siberiano. Siberiano era il nome, il cognome di un tifoso ultras della Salernitana che è perito anzitempo. Ed è una curva veramente. Io quello stadio ho avuto la fortuna di viverlo per raccontare il calcio ed è una curva straordinaria, bellissima, caldissima.
che poi gli eccessi ci siano in tutti i settori oltranzisti delle tifoserie, questo è un dato acclarato. Se mi chiedete, tu faresti festa o comunicati per negare, non è un fatto che è stato solo di Salerno, è stato di Udine, è stato di Bergamo, è stato di tantissime città, non te lo aspetti qui al sud, perché e soprattutto nella nostra regione, laddove ci sono dei campanili e c'è un campanilismo che è eccessivo, perché Salerno fa guerra tra virgolette con Caserta, Salerno non va d'accordo con Avellino, Salerno va d'accordo con Benevento. Di riflesso Caserta ha i suoi problemi con altre piazze, si incastra, mi pare con chi va d'accordo, non lo so, forse con l'Avellino, cioè è un gioco anche abbastanza stucchevole. E con il Napoli chi va d'accordo, Silvia? Nessuno. No, la Casertana penso di sì. Io veramente sapevo anche il Benevento, forse, non lo so. Ah, anche il Benevento, sì, anche il Benevento, sì, te lo confermo. Poi, questo è un discorso, l'altro lo ricordava ieri Montervino, che ha indossato le due maglie. Ragazzi, mettiamoci un attimino nei panni dei calciatori della Salernitana, che uno, devono ancora centrare la salvezza e sono in serie positiva da 9 turni. Due, ma se ancora si parla a Salerno di Lazzaro. Che è diventato un'icona per un gol al minuto numero 124.000 di una partita interminabile. Pensate oggi, cioè Dia sarà il nuovo Lazzaro, anche se Dia è destinato ad essere giocatore vero. Sì, no, è forte. Però questo per far capire un po' come giustamente viene vissuto il derby sul campo. Quello che c'è attorno lascia il tempo che trova. Possiamo chiuderla? Io direi di sì, dai. Abbiamo parlato anche troppo, andiamo avanti. Chiudiamo. No, l'unica cosa che resta è che io ti ho lasciato in tribuna, sono sceso. Ecco, non lo vogliamo raccontare questo aspetto? Diciamo. È vero. E diciamola. Nel momento in cui Silver mi saluta e mi dice allora io mi avvio. Mi raccomando, fai foto e video della festa. Mi raccomando, fai foto e video che poi dopo stasera le mandiamo in onda. Si alza, il tempo neanche di salutarci, non lo vedo più perché comincia, si avvia verso l'ascensore della tribuna stampa, praticamente la Salernitana pareggia. In quel momento io ho pensato, perché se n'è andato? Perché se n'è andato? E lui è andato via. E io pensavo giù, perché poi nessuno mi aveva detto niente, faccio l'ascensore, esco fuori e comincio a sentire, oh, assegnata Salernitana, ancora? Ma è mai possibile che non ho sentito niente? È vero, non mi sono accorto. Ma che vuoi sentire, Silvia? Non mi sono accorto di niente. Vabbè. Allora, non ti muovere, vai no, più, da dove stai, fermo. No, era anche una piacevole postazione. Dobbiamo fermarci, abbiamo il break pubblicitario. Al telefono intanto chi c'è? Pronto? Pronto? Vabbè, diamo tempo al nostro telespettatore di ritrovare la parola. Andiamo in pubblicità, poi ripartiamo. Eccoci qui, andiamo al telefono, vediamo chi c'è. Pronto? Pronto? Sì. Sono Antonio da Villa Literno. Ciao Antonio, ben trovato, buonasera a te. Io dico, per il fatto del Salernitano, come si dice, il pesce puzza dalla testa. E abbiamo già il presidente della nostra regione Campania, che è una persona non tanto verso la nostra zona, Caserta e Napoli, perché pensa soltanto a Salerno, e già queste cose si sanno già, una persona che non è tanto di buono, si sa. E poi dico che tutta la provincia di Caserta, incominciata da Villa Literno, siamo tutti per il Napoli. Bene. Questo ci fa piacere. Cioè, perché devono esserci queste cose? È una città a 50 chilometri e tutti controversi in Napoli. È il nostro destino. È una cosa che è una cosa schifosa proprio questo che stanno facendo i salernitani. Invece di essere contenti e fanno queste cose, noi qua nel nostro paese, Silver Mello l'ho conosciuta di mare, qua siamo tutto azzurro, tutto Napoli qua, Caserta è come Napoli. Siamo molto contenti, caro Antonio, sono felice, pensiamo alle cose belle. Io sono morto da Napoli da 50 anni, di più 50 anni. Grande. Quindi... E mi vengono i brividi a pensare a questo terzo scudetto.
A Salerno stanno facendo proprio delle cose assurde proprio, ma che gente sono queste? Ma che gentaglia. Io dico sempre, possono essere pure dei grandi scienziati, laureati, quando sono nati e quando fanno il tipo perché altre squadre, significa che hanno qualcosa in testa che non funziona. No. Possono essere pure dei grandi filosofi scienziati. Antonio, ti abbraccio forte, ciao. Vabbè, ciao. No. Ragazzi, non generalizziamo, non scadiamo senza fare riferimenti al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, che è un ottimo presidente. Cioè, riusciamo poi anche noi a tirar fuori dei teoremi, come ad esempio non è reato tifare per un'altra squadra. E io sono sempre dell'idea, essendo radicato in un territorio, mi piace tifare quel territorio, mi piace tifare la mia terra, sostenere la mia terra e tutto ciò che rappresenta la mia terra. C'è chi non la pensa così e ad esempio, ecco, è molto bello trovare dalle parti nostre tanti tifosi, è vero, Italia, del Torino, della Sampdoria, del Genoa, della Fiorentina, del Catanzaro, della Regina, dell'Alessandria, perché anche sì. Si può tifare il Piemonte, si può tifare certo. La Provercelli, l'Alessandria, il Novara, si può tifare il Casale dello scudetto storico, il Casale Monferrato ha vinto uno scudetto. Per fortuna sono pochi invece quelli che tifano la Juventus. Sì, proprio 3-4 effettivamente, ce ne stanno proprio. Tu hai citato prima una città, Novara, e devo dirti che poi, a proposito di quello che stavi affermando prima, cioè che la bellezza, il senso di appartenenza, l'identificarsi in un territorio, quindi viverlo come se fosse realmente casa propria, con tutto l'amore possibile, io Napoli la sento talmente forte dentro di me, per me forse è la cosa più importante che c'è, la mia città, l'amo al di sopra di qualsiasi altra cosa. Detto tutto questo, stamattina ho visto un video bellissimo che poi ti farò vedere, di una persona che conosco che si trovava a Novara, Novara domenica. Tu hai presente quello che c'era a Napoli domenica, giusto? Faccio vedere il video di Novara, lei da sola in una città fantasma, perché non passava neanche una macchina per strada, che cantava al centro della strada "sarò con te e tu non devi mollare". Non c'era un'anima viva, una delle immagini più assurde, no? Drammatiche per certi versi e anche paradossali che io abbia visto. Napoli da una parte e lei a Novara che cantava da sola nel deserto più assoluto. Quindi non è meglio poi tifare per la squadra della propria terra, per godere tutta la vita. E oggi uno è venuto fuori e ha detto molto simpatico, dalle Marche, dalla terra marchigiana, però tu perché tifi due squadre? È una semplice ragione, perché se hai un'origine, per quanto acquisita, torinese, non puoi non scegliere l'unica squadra della città, il Torino, ovviamente. Se poi hai la fortuna di ritornare indietro, perché anche quello è bagaglio di vita, e cosa è più bello dell'azzurro? Ma quando tu apri la finestra al mattino, no? Io il primo pensiero è non solo per le pedalate. Confessa. No, anche per la campagna e per la vite. Fammi vedere un po' che giornata c'è, vedi l'azzurro. Ma ragazzi, cosa c'è di più bello? Invece di quelle giornate grigie o bianche e nere, senza riferimenti. Oh no, andiamo al telefono, vediamo chi c'è. Pronto? Buonasera, salve, sono Rosario da Melito. Caro Rosario, ben trovato. Io volevo dire, siamo contentissimi a Napoli di questo scudetto, ma io voglio essere positivo, già sto pensando al quarto. Ah, mamma mia. Ti porti avanti. No, e ti spiego anche il perché, perché con l'era del VAR, noi se avessimo avuto il VAR all'epoca di Maradona, forse oggi avremmo 7-8 scudetti. E allora, siccome questo predominio del nord deve essere sfatato, De Laurentiis ha una grande opportunità. Oramai il Napoli già era internazionale, ma se lui il prossimo anno non vende nessuno e magari spalma un po' di ingaggi su tutti quanti, noi veramente possiamo dettare legge, potremmo essere, diciamo, la Juventus del Sud. Per 5-6 anni il Napoli può veramente dettare legge in questo campionato se non tocca la squadra.
Volevo sapere che ne pensate, perché io vorrei aprire un ciclo di questa Napoli del Sud, perché il Sud, no, a parte noi e il Cagliari, solo due scudetti, ma sappiamo le logiche degli anni che furono, questo è successo. Col VAR adesso è un po' difficile, diciamo, tra virgolette, non vorrei usare un termine forte, barare. Ma quando Volevo sapere che ne pensate di questo ciclo futuro del Napoli, se De Laurentiis non vende nessuno. Perché faccio l'esempio, ma che si vende Osimhen a 150 milioni di euro, voglio dire, ma dopo un centravanti che ti fa 20-25 gol, ma non lo paghi 80-90 milioni di euro lo stesso. Quindi io direi che questi giocatori sono perfetti per aprire un ciclo e penso che saranno anche volentieri per vincere anche a livello internazionale. Va bene, è molto interessante il tuo intervento e ne parliamo. Grazie e un abbraccio. Un abbraccio. Ciao. Come al solito, ieri sera nelle trasmissioni del lunedì Buccia tira fuori due o tre passaggi che sono sopraffini. Ieri è andato a rivedere tutto quanto succedeva tra il 1964 e il 1991. Il 1964, quel 7, tu lo sai troppo bene, quel 7 giugno del 1964, da un lato mi ha dato felicità, mi diede felicità perché il Bologna vinse lo spareggio con l'Inter, dall'altro no, perché papà sta ancora provando a vincere la sua volata con Altig quello stesso giorno. Però vinsero in quell'arco temporale il Bologna e tutte le squadre, il Cagliari, il Verona, il Napoli due volte, la Sampdoria. Erano anni in cui il calcio italiano si giocava fisso, le finali di Coppa UEFA, perfino il Toro è arrivato in finale, avrebbe meritato di vincere la sua Coppa UEFA. E diceva Buccia, l'equilibrio è il segreto di un sistema vincente. Quando non c'è equilibrio, non si va da nessuna parte. Dobbiamo sperare, quello che dice il nostro amico, che il Napoli sia apripista di un equilibrio di cui ormai non avevamo proprio più memoria. Ita. Allora, innanzitutto io credo che nessuno voglia essere la Juventus del Sud, io credo che il Napoli voglia essere il Napoli, punto. Non c'è bisogno di emulare nessun altro, forse il nostro caro amico intendeva dire come continuità della vittoria, probabilmente. Ma guarda, come hanno detto anche ieri i tuoi ospiti, è vero, quando parli con la gente di calcio, sai come ti risponde? Il mondo è pieno di calciatori. Bisogna trovare ovviamente quelli giusti, ma poi soprattutto creare l'alchimia perché possano rendere al meglio. Ora è ovvio che Osimhen, essendo poi da 3 anni a Napoli, sarebbe il 4 l'anno prossimo, ha tutta una serie di background che poi riflette nelle performance in campo, è chiaro. Però è anche vero che quando ti arrivano con delle offerte mostro come 150 milioni di euro è sbagliato ed impossibile non accettarle, anche perché il problema non è neanche il Napoli. Se tu valuti un calciatore 150 milioni, e questo spieghiamolo bene ai nostri telespettatori, il calciatore pensa, perché queste sono le logiche del mercato dei calciatori, che il suo stipendio debba girarsi intorno ai 15 milioni, è circa il 10% del valore del cartellino, lo stipendio che normalmente percepisce un calciatore. Considerando che Osimhen guadagna 4,5 con dei bonus, comunque adesso è salito parecchio per poi ha segnato tanti gol, quindi diciamo che ha aumentato la base, lo stipendio base, insomma di circa 4,5 milioni di euro. Dice ok, io resto, non c'è nessun problema, sono felicissimo di stare a Napoli, fantastico, meraviglioso, però ovviamente non mi puoi pagare 4,5 o 5, mi devi pagare almeno 10. E il Napoli questo non può consentirselo, non lo farà mai, al di là poi del fatto che sia giusto o che sia sbagliato, perché non si rischia di tornare indietro nel rosso e nel passivo, perché il Napoli dal punto di vista di De Laurentiis, che ha fatto dell'equilibrio dei conti una base imprescindibile, è stato per ben due stagioni in rosso, e questa parliamo di bilancio chiaramente, e questo è una cosa che un club, per come lo intende lui, non si può, non se lo può assolutamente consentire. Non puoi, non puoi. Al telefono ancora chi c'è? Pronto?
Buonasera, sono Bernardo, chiamo da Napoli. Ciao Bernardo. Ciao, sono un tuo fedelissimo, ti seguo un po' dappertutto, Facebook, Instagram e così via. Ah, quindi sei uno della crociata che portiamo avanti. Sì, ti seguo, sei uno dei pochi che merita stima e rispetto. Grazie. Sei un vero competente e coerente nelle tue esposizioni. Grazie. Senti, mi allacciavo un attimo tornando a ritroso sul fatto dei tifosi della Salernitana. Sì. Se ti metti un po' a pensare... sono state anche poco intelligenti, perché essere ricordati negli almanacchi di storia di essere stati a San Paolo nella giornata dello scudetto è stato un po' da sciocchi. Ci ricordiamo ancora della Fiorentina, ci ricordiamo della Lazio, perché non ci potevamo ricordare di loro? Penso che hanno perso un'occasione. E poi un'altra cosa. Oggi ho avuto la fortuna di sentire l'esternazione del presidente. Sì. Finalmente ha detto l'idea di cui lo sapevamo tutti e sapevamo di cosa succedeva quando lui tentava di vincere e non gli veniva concesso questo. Sì. E poi queste sono le spiegazioni alla campagna acquisti di gennaio, quando invece di rinforzare la squadra non provvedeva, diciamo. Non provvedeva perché c'erano delle cose occulte che non ti permettevano di arrivare al traguardo. Quindi la Juve in quei tempi vinceva con Zaza, vinceva con centravanti di seconda categoria, terza categoria, e gli veniva concesso quel poco. Oggi il Napoli vince, ha messo le mani avanti 4 mesi fa, siamo fortissimi. Se poi pensiamo al discorso che ha detto la tua collega qui in studio, se dobbiamo sostituire Osimhen, ce ne faremo una ragione, ne abbiamo sostituiti 8 quest'anno e siamo campioni d'Italia con 4 mesi di anticipo. A Napoli è molto più di vorrei, quindi 1 più 1 fa 2. Posso dare un consiglio però? Sì. Prenderei quel ragazzo dell'Eintracht, perché contro il Napoli si è fatto buttare fuori, Colomoni. Ah, sì, Colomoni. Vendo Osimhen 130-140, me lo vado a prendere a 50 milioni di euro. Ho visto la scheda, è dello stesso mese, dello stesso anno, anche lui nigeriano, è un clone perfetto. Bernardo, avremo tantissimo tempo, penso già dal prossimo lunedì, per occuparci di queste cose. L'ho buttata là, sai com'è, magari non se ne è accorto nemmeno il mondo che quello è forte. No. Penso che già c'ha gli occhi addosso di molti. Ti abbraccio forte, grazie. Grazie, lascio spazio, buona serata e complimenti. No, grazie a te per questo bel saluto e poi per aver anticipato i temi che tratteremo nelle prossime puntate di Ne parliamo il lunedì. Voglio salutare Ita, un mio amico carissimo e un nostro telespettatore assiduo da Capua, Cocò, il mio amico Cocò, ex calciatore, ex tennista. E scrive sempre presente, finalmente ci siamo, è vero, e poi è stoico perché condividiamo l'amicizia con alcuni tifosi juventini. Quindi è uno stoico, Cocò è sempre dalla parte giusta. Un abbraccio forte a tutta Capua, perché Capua è una città dall'immensa storia e dal grande cuore. Ciò detto, guarda, no Antonio, l'altra slide mi devi proporre, quella precedente, perché secondo me è un piccolo capolavoro, anche questa dobbiamo portare a Luciano Spalletti, maledetta primavera, guarda qui. Fantastica, questa è bellissima pure. Ecco, è qui, una più bella di una. Qui, gli occhi rossi, guarda come ci ha fatto gli occhi rossi. E qui, qui si arrabbia. E voi fate i simpatici. No, dai, ci sta. Ci sta. Ci sta tutto, perché comunque insomma è un po' ridicolo cercare di trovare un difetto in questa squadra. Mi fa ridere, insomma, è forse anche patetico poi per chi lo fa per mestiere, onestamente, me lo consente, insomma, non è proprio, mi sembra proprio un esercizio totalmente inutile, però c'è un dato di fatto, poi i numeri difficilmente mentono, ovviamente vanno sempre interpretati, perché i numeri di quest'anno secondo me non hanno a che fare con un reale problema fisico. Io credo che il Napoli abbia avuto una congiuntura particolare, nel senso che le difficoltà avute nel mese di aprile sono state determinate da una serie di eventi che hanno portato ad avere calciatori fondamentali
non disponibili o in cattive condizioni. Gli infortuni subiti da Simeone, Raspadori e Osimhen durante prima degli impegni delle nazionali o durante la nazionale, come nel caso di Victor, hanno portato il Napoli ad affrontare partite fondamentali in Champions, vi parlo chiaro, veramente dei quarti di finale, in uno stato, una condizione deficitaria. A questo poi va aggiunta tutta una serie di cose che abbiamo detto mille volte che non stiamo a ripetere, per cui le difficoltà del mese di aprile sono state determinate da eventi esterni che non riguardano il problema della preparazione, anche perché lui l'ha rifatta la preparazione quest'anno, non è una stagione standard quella che stiamo vivendo. E lo stesso dicasi per le partite di campionato, che non, nelle quali non è stato brillantissimo, perché comunque sia non dimentichiamo che a Torino ha vinto al 93esimo il Napoli. Quella di domenica era una partita diversa, era una partita dove l'avversario si è messo nella maniera ormai congrua di tutti quanti, perché ormai tutti giocano in quel modo, profondità zero, cioè il Napoli la profondità la deve andare a trovare in curva A o in curva B a secondo del lato da cui attacca. E poi perché comunque c'era la tensione, l'ansia, perché avevano speso tante energie mentali nel prepartita, perché lo sai che stai là, ci manca poco, e perché ti ha fatto un gol, perché per quanto sia bravissimo non so quante volte farà in vita sua, perché Juan Jesus stava ancora seduto in panchina e non ha capito quello che doveva fare, insomma, per tutta una serie di circostanze. Quindi questo caso, secondo me, è, diciamo, un po' più ha fatto una cura preventiva contro l'allergia, però qualche polline è sfuggito. L'anno scorso invece non è stato proprio così. Comunque fantastica, maledetta primavera, è troppo bella, e si deve prendere anche qualche battuta leggermente critica a Spalletti, mica possiamo solo farci con questo, mi fa morire. Comunque. C'è la Goggi alle spalle, c'è la Goggi alle spalle. Come no? Non avremmo, tanto perché non ad esempio, rovinare. Antonio, avremmo potuto mettere Italia che cantava alle spalle di Spalletti lì dietro, però noi ci stiamo attrezzando, Va bene, dobbiamo andare in pubblicità. Prima fatemi vedere chi c'è al telefono. Pronto? Ciao, sì, beh, sono Manuel. Ah, caro Manuel, allora aspettali un paio di minuti e ripartiamo con va te. Va benissimo. Pubblicità. Può vivere questo rush finale da 13 minuti di linea calcio, di vigilia, perché domani sera non dovesse la Lazio battere il Sassuolo, il Napoli sarebbe campione d'Italia. Manuel, ciao. Ciao Silver. Ciao. Un saluto a Italia. Silver, intanto volevo darti un abbraccio, purtroppo da lontano, per il tuo papà. Grazie. Ha avuto modo di prendere la linea. Quanto prima, quando ci vedremo allo stadio, ti abbraccerò da vicino, perché tramite, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però io ti seguo, lo sai, sui social, nella vita quotidiana, e l'amore che avevate voi due lo rivedo in me, mio padre, in tutte le famiglie dove il papà tramanda qualcosa al figlio, mo che sia lo sport, la bicicletta, che aveva tuo padre in tutto. E quindi guarda, io pianto, non voglio essere ruffiano, perché mi è dispiaciuto tanto, ed è stato secondo me una bella storia di vita e d'amore quella che avete avuto tu e tuo padre. Grazie Manuel, grazie molto, veramente. Detto questo, io sono triste, non lo so che cosa mi sta prendendo, sono l'unico che non riesce a godersi il momento da quello che è successo domenica. Ti spiego perché. Tuo padre penso che stava allo stadio quando hanno vinto lo scudetto nell'87-90. Scusami Manuel, ma tu sai, Ita, abbiamo fatto l'intervista a Perillo e Verna, ma io credo che Carlo abbia montato con papà il pezzo per... Sì. Perché papà montava per 90esimo minuto e spesso anche per la domenica sportiva. Ma l'ho detto Silver durante l'intervista, se non mi sbaglio. Non mi sarà sfuggito, però volevo dirtelo, quindi scusami Manuel se ti ho interrotto. No, figurati, stavo dicendo, loro hanno vissuto lo scudetto allo stadio, sì. Ok? Mio padre ha vissuto lo scudetto allo stadio, il primo e il secondo. Io avevo 8 anni il secondo, lo ricordo vagamente, che aspettavo mio padre che tornò con la 126, che allora tutti avevamo una 126 con il buco lato posteriore, lato passeggero. Mio suocero ha visto gli scudetti allo stadio, penso, non per essere cafone, Italia, che è un po' più grande di me, io sono dell'82, penso che l'abbia visto allo stadio. Io e gli altri come me, perché non dobbiamo vederla allo stadio?
Io ti sto dicendo, io ti sto per dire una cosa bruttissima, Silvia. Io ho tifato i non colorati domenica e tiferò domani Lazio e tiferò la sconfitta del Napoli a Udine. Perché vuoi festeggiare con la Fiorentina? Sì, beh, credimi, io ieri, domenica, col motorino mio pittato di azzurro e di bianco, con gli scudetti e tutto, sono partito a Luna da Pianura, quando la Lazio stava ancora perdendo, ok? Sono sceso per Pianura, ho attraversato la mia traversa nel momento in cui l'Inter ha segnato. Immagina, sì, perché voi stavate in strada, io ho fatto da Pianura... ascoltami, sì, da Pianura fino al gol di quelli là che poi l'anno scorso li abbiamo anche salvati noi a loro, no? Battendo il Genova all'ultimo, che noi non avevamo più nulla da fare dal campionato, e questo se lo ricordassero, ok? Io ho pianto dal momento in cui ha segnato l'Inter fino all'azione che ha portato al gol della Salernitana. Io quello che ho provato domenica allo stadio è stato qualcosa di indescrivibile. Persone di 60 anni che facevano le videochiamate con i familiari che abitavano fuori Napoli per fargli vedere quello che c'era allo stadio e piangevano, Silver. Allora questo dico, sarò egoista, voglio essere egoista. Io perché Manel non mi devo godere quel momento che hanno goduto i nostri genitori, i nostri familiari nell'87 e nel 90? Allora io mi sono messo d'impegno, domani devo tifare Lazio e mi dispiace per i nostri tifosi che andranno a Udine, tra l'altro mio fratello che abita a Treviso, i miei cognati che abitano a Firenze e a Vicenza andranno sono a Udine, lì. Ma il Napoli giovedì, la Lazio domani deve vincere e il Napoli giovedì deve perdere. Poi dovrebbe succedere anche un'altra cosa, perché ci sarà Milan-Lazio il giorno prima di Napoli-Fiorentina, però magari... iniziamo a fare questo passo, scrivere veramente, perché tu stavi allo stadio domenica. Sì. Credimi, io guardavo e piangevo. Noi ci siamo arrabbiati tantissimo, per una questione di ragioni anche professionali, è vero Ida? Sì, Silver, infatti. Siamo proprio arrabbiati tanto. Che l'unica che me l'ha dispiaciuto, che mi è dispiaciuta alla fine poi ero io, no? Perché mi era stato detto che era eccessivo il commento che avevo fatto, però sentendo le parole del nostro amico, quelli che stavano lì e che avevano avuto la fortuna di esserci hanno vissuto uno psicodramma collettivo. E nel dire che ci giriamo intorno, è così. Però tesoro, ascoltami un attimo. Tu non riesco a godere, capito Ita? Non riesco a godere di questa gioia. Ho capito, però ascoltami, tu non sei un bambino, non sei un bambino e non puoi purtroppo No, però mi devi stare a sentire, ascoltami. La gioia non può essere limitata o macchiata o rovinata da questo tuo rammarico, perché non come guarda, l'ha detta ieri benissimo Marco Bucciantini, è stata una delusione a cui è mancato il dramma. Non è fare un dramma, perché non è un dramma. Tu hai la possibilità di andare allo stadio con la Fiorentina, sì o no? Sì, io sono abbonato, capito? A posto. E allora tu guarda, credimi, fidati di me. Te lo prometto su quello che ho di più sacro, che le stesse identiche emozioni le proverai anche domenica, perché la vera festa, qualsiasi sia il risultato di domani sera o di giovedì, si avrà allo stadio Maradona e sarà identico, e noi saremo capaci con il nostro entusiasmo, con la nostra passione inarrestabile, di provare le stesse emozioni stupende che abbiamo vissuto e stavamo per vivere in apoteosi domenica scorsa. E ha ragione, cioè Italia, però ecco, guardate un po', aspetta Manuel si porta dietro proseliti, perché scrive Elio da Sant'Andrea, però mi risulta che Sant'Andrea, vabbè, sarà un errore sicuramente di battitura o da tastiera, scrive, sono d'accordo con Manuel, anche io voglio festeggiare a Napoli, battendo i pugni idealmente sul tavolo, quindi interpreto questo messaggio di Elio da Sant'Andrea. E quella è la rabbia, una volta che noi lo abbiamo vinto, perché io non ho paura che non vinciamo lo scudetto, no? Io lo scudetto noi l'abbiamo vinto dopo la sconfitta dell'Inter, per me il Napoli ha vinto lo scudetto, perché da là abbiamo fatto il filotto, però la rabbia, capito? Dico perché? Sono passati 33 anni. Capito. Un mese di lavoro di preparativi nella mia traversa che sembra veramente lo stadio, cioè, le mani distrutte, sacrifici che abbiamo fatto, litigi che abbiamo fatto con le famiglie. Allora Manuel, ascoltami, adesso pensiamo alle cose belle. Dove sta questa traversa? Voglio venire a vedere. A Pianura. Pianura è grande. Non sì, scusami. Pianura, perché Pianura è grande.
Ma le si da Vignetto Sidone, giù la testa di via Rocco Scodellaro, dove c'è il bar storico del Bar San Giorgio, al centro di via Rura. Il Bar San Giorgio, praticamente, come punto di riferimento. Ma dopo ci mando, allora, dopo ci mando anche le foto. Ti mando le foto in Facebook. Ma io in, voglio venire, così poi sì, come? Vengo a trovarti e tu mi offri anche un caffè al Bar San Giorgio. Ma noi giovedì sera, se la Lazio comunque dovesse vincere domani, noi giovedì sera allestiremo un proiettore, sì, con bloccheremo le traverse e staremo tutti quanti giù a guardare la partita con Udinese. Sicuramente festeggerò Udine, io sono Udine, non posso esserci. Però io non volevo essere cattivo, allora non è che voglio rovinarvi la festa, perdonatemi. Sto rovinando a te la festa, non devi farlo perché tu non ti vuoi fidare di me. Io ti ho detto che tu sarai felice, domenica uguale. Fidati. Alla Salernitana. Fidati di Italia. Se non sarà così, te la prenderai con me. Manuel, devo salutarti. Un abbraccio. Grazie, allora siete ospiti nostri. Verremo. Grazie, anche perché l'intervento di Manuel ha scatenato una ridda di amici che vorrebbero festeggiare, essere presenti in quel momento storico, così come era successo nell'87, nel 90. Hanno scritto Marco, Francesca, Antonio. Questo amico che si chiama Senfegus si firma, sarà un nome d'arte. Sono veramente tantissimi, quindi Manuel è riuscito a far proseliti in questo desiderio. Anche il nostro amico Guido, Clemente di San Luca, ha detto la stessa cosa oggi. Lui vuole vincere con la Fiorentina. Con la Fiorentina. Vabbè, ora lo diciamo. Però fateci fare il nostro lavoro, perché qua sembra proprio il giorno della marmotta. Fateci procedere. Esatto. Procediamo. Ultimo amico in linea, pronto per questa sera? Sì. Silver, buonasera, sono Nicola da Trento Laducenta. Carissimo Nicola, ciao. Ciao, buonasera. Ciao. Dai, ormai siamo arrivati, stavo seguendo la trasmissione, sentivo... C'è perso troppo tempo nel parlare del nulla, nel parlare dei tifosi della Serenitana, ormai... È andata. Sì, ormai è andata. Ormai dobbiamo solo guardare avanti e basta. Cioè, che ci mettiamo a perdere tempo nel parlare della Salernitana, dei tifosi. Questi a noi ci invidiano solamente e basta. Quindi, che importanza ci vogliamo dare a sta gente? Beh, va bene così. Può andare già bene così. Intanto, guarda questa, il giorno della marmotta. E c'è sempre lui. Il mister sbuca da tutte le parti, Ida. Ormai è diventato un personaggio iconico, è fantastico. È vero, è perfetto. Guarda che ci sta benissimo lui là, La sveglia che si ripete all'infinito. Ecco. Questa è bellissima. Questa, guarda, è bellissima. È pazzesco. Veramente. Ma sai che apprezzerà tanto Silver il presidente De Laurentiis, perché poi in realtà questi sono dei film, no? Quindi io non so quanto sia appassionato di cinema Spalletti, ma secondo me De Laurentiis muore quando rivede questi film. È vero. Poi l'intervista che ha rilasciato oggi il presidente comunque ha tirato giù delle bombe esagerate, quindi vai Nicola, vai a concludere il tuo intervento. Niente, stavo dicendo, anche l'intervista che ha rilasciato oggi il presidente De Laurentiis comunque ha tirato giù delle bombe belle grosse, lo scudetto dell'onestà lo abbiamo vinto in passato, comunque lo scudetto che si è stato tolto all'epoca di Sarri, quello là purtroppo è quello proprio, piangi vendetta, quello sì. Scudetto là, quello è allucinante. È vero, vabbè. Un abbraccione, forza Napoli! Grazie Nicola, grazie, ciao! E noi siamo arrivati in chiusura, però abbiamo da ricordare un po' di appuntamenti. Domani c'è Punto Centrale, c'è Linea Calcio. Quindi alle 20 sintonizzatevi su Canale 8, fatelo anche prima, così non si arrabbiano i colleghi della redazione, perché ci sono le news. Alle 20 Linea Calcio, poi Punto Centrale con lo studio di Toni Iavarone e dei suoi ospiti. Qui ci intratterremo, no? Anche in questo studio a vedere la partita tra Lazio e Sassuolo, pronti a scendere in campo, si dovesse, e quindi a scendere in studio, si dovesse essere campione d'Italia o no, perché comunque si tratterebbe di vigilia del giorno, dell'ennesima vigilia. L'ennesima, sì, pensa te, poteva essere tutto finito. Se Osimhen chiudeva con le gambe. Esatto. Pensa te. Va bene. Ita, grazie per stasera.
Ci vediamo domani. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Grazie a voi per averci seguito e vi auguro buon proseguimento naturalmente con i programmi della rete domani. Ci vedremo di nuovo qui. Ciao.